telefono squillerà dall'altra parte dell'edificio della Transamerica. Mojo si augura di tutto cuore che sia tu a rispondere. Again, the grease the game. Inizia a prenderci gusto, vero? Adesso ti invitiamo a recarti in tutta fretta al Golden Gate. Un'ultima cosa. Faresti meglio a muoverti, il telefono potrebbe squillare da un momento all'altro e se Chester si annoia di aspettare, il nostro amico Mojo potrebbe iniziare a soffrire di una tremenda emicrania. Non gli piacerebbe affatto. Yeah, I think I will go this way. We'll be right back.
10.000 dollari, Tanner. Rendili, Chester. Un giorno tu e io faremo i conti. Molla l'osso, bamboccio. Parla. Stead e Chester? Due teppistelli che non contano nulla. Hanno solo avuto la fortuna di conoscere qualcuno che potesse apparecchiargli la tavola. Sono il loro asso nella manica e mi hanno chiamato per questo. Il sicario francese e Castaldi si sono incontrati al Painted Ladies. La suite è sotto il nome di Hancock. Don Hancock. Sono riuscito a scoprirlo tramite un informatore che conosco da anni. Un tipo che non caccia balle, fidati. E la sai un'altra cosa? Hai già conosciuto Slater. Non gli piaci. Non gli piaci affatto, amico. Se i tuoi freni non dovessero funzionare troppo bene, lui potrebbe sapere il perché. Non ha ancora finito con te. Stacci attento, amico. Hai due nuovi messaggi. Abbiamo nuovi progetti per te, niente di troppo difficile e una quota del 20%. Ti lasciamo del tempo per rifletterci. Vedi un po' tu. Uno dei nostri, Ross, è stato individuato dai poliziotti sul tram. Sono pronti a beccarlo quando arriva il capolinea. Scendi a Hyde Street prima che lo facciano loro e riportati. Anzi, scusa, aspetta. Dobbiamo farlo bene. Ehi! Ora che spunta come i fuggetti mi viene a... Ehi! O FDA mi ha fatto sbandare, io non lo so. Me ne faccio le fa... Tu ogni tanto non ci fai caso, ma quando tipo gioco a Mafia, ogni tanto tipo faccio le facce tipo così. Che mi concentro, devo fare tutte le cose strane. Poi devo andare a prendere Nomenicchio che arriva a Micetti. Arriva l'amore e ti ringoglione. Vedi che effetto che ne fai, non lo so. Guarda come fanno strane le ruote che fanno blu blu. Devo andare a sinistra qui. Bella curva del cazzo. Ma perché ti do fastidio? Io non lo so. Ah sì, giusto, ma devo aspettare che arriva questo col tramicetto. Sta missione mi ha sempre fatto ridere perché c'è scritto portalo da Castaldi. E quando amore andavo in palestra anni fa, dove andava pure Giuseppe, penso che avrà sempre quella palestra lì. C'è uno che si chiamava Castaldi, quindi io ho fatto la cosa e l'ho fatta e mi faceva una cosa stupida già. Turnicare a destra. C'ho tutta la bombetta, è già tutta alternativa. Alternativa. Comunque in vetica mi sono vestito, te l'ho detto 10 minuti fa, amore, sennò fino a prima sono stato tutti in pigiama, consolente, che schifo.
Mamma stamattina ha aperto il call center che ha chiamato lì per di più. Che casino, lo parcheggio delle pestagne. Fanno ridere ste cose insieme. Tipo, mo, solo perché vado in un parcheggio, sono nel parcheggio dell'Iper. E non lo so. Ciangommina di queste Decan Protex. Così. Guarda l'animazione anni 90 con gli ominicchi tutti squadrati. Sente la chewingama. Faccio tipo le cose smr. La missione più difficile del mondo, 2 secondi. Salvo, zack. Muovi il culo, Tanner. Hai sentito di Slater? Crediamo sia in mano ai poliziotti. Abbiamo visto quello che resta della sua macchina, un rottame accartocciato. E non era nemmeno in servizio, è inspiegabile. Mister Castaldi non vuole che lavori per nessun altro d'ora in poi. Solo i suoi contatti, capisci? Questo parla napoletano. Non ci si può fidare di nessuno, ma la città è piena di delinquenti. Fai le valigie. Abbiamo delle faccende da sbrigare a Los Angeles. Tra l'altro questo qua che ha detto, abbiamo delle faccende da sbrigare a Los Angeles, ha la stessa voce di Tommy di Mafia. È lo stesso doppiatore. Ah, sono già arrivato alla terza cosa. E mi sa che entro oggi lo finisco allora. Non è molto lungo. Hai 2 nuovi messaggi. Ci serve una macchina della polizia. Devi trovarla e portarcela. Ti attende la solita tariffa. Pure. Abbiamo un nuovo lavoretto a downtown. Dovrebbe filare via liscio. Un nostro compare, Lucky, sarà della partita. Aspetta che mi gratto. Ma tu sei bello, tu che dici? Anzi, aspetta, guarda. Oh, ho sbagliato. No, ho sbagliato ancora. Guarda come sono bello. E basta, ed hai visto la bellezza. Ma troppo, se no poi troppe cosciane. Perché mi chiude il culo nella vita? O nella cosa sei di colore verde, hai cambiato colore. Così. E mo sono a Los Angeles invece. Che vuol dire, cazzo? Beh. Yeah. E di modo le ruote non vanno la cosa strana. Come dicono all'American. No, tipo quelli che fanno tipo amore che non capisce niente. E senti, amami lo stesso pure che non capisco le cose. Mentre che giochi i giochi della Play 1 vecchi con le macchinuzze quadrettose. Poi si riesca a seminare sto stronzo. No, mi sa che non lo seminerò mai nella vita. Palle, se premi i tasti per guardare dietro non posso accelerare, quindi devo per forza lasciare l'acceleratore. No, non morire, macchina, non morire.
con la salute che se ne sta andando a fare in culo. No, come ho posto il blocco? Oh no, no. Ah, ce lo potevo sfondare, ma avevo troppa poca salute macchinifera. Ah, come mago di essere carino. Mi sembra che questo qua, amore, per la Play 1 ce l'avevo proprio... No, ma non era mio, mi sa che me l'aveva prestato qua. Infatti dovevo giocarci tutto, che erano praticamente anni. Forse pure prima che ti conoscessi a te, che dovevo giocarci proprio a livello di fare tutte le missions. Infatti alcune le ricordavo, tante altre invece no. Faccio tutto lo slalom slalomifero. E niente, chi sta esti? Ovviamente amore, poi scriveggimi quando esci da Twitch, se così almeno poi sei contro il telefono. Anche se comunque è sempre qua la mia sinistra sinistrifera. Comunque vedi, perché sei tenera che quando ho giocato a mafia, dimmi quando sei la missione della puttana che la voglio vedere, così. Di cazzo è questa, ma mi hanno fatto tutta cazzo la mappa, mi hanno fatto, io non lo so. Questa missione praticamente era comincia da una parte e poi tutta la mappa finita. La verità è una difficoltà la missione proprio. E te la faccio pure guardando così. Ecco, visto? Daytime stream, exactly PX. And welcome man. Yeah, I didn't want to stream during night time, so I thought, well, why not do that during daytime this time? I almost did this mission just to reach this spot. Perfect. I picked my app from the shop. Nice. What? Windshield replaced. Sadly, situations. Oh, okay. Well, like for example, having a computer or anything. If there is something that needs to be repaired, it needs to be that way. Duval ci deve dei soldi. Se ne sia dimenticato. Eppure vuole lasciare la città. È diretto all'aeroporto. Impediscili di prendere il volo per San Francisco e noi faremo il resto. Better from the old. Ok, man. Ferma Duval. Start because I start.
I'm now focus e try to stop. Perfetto. Ender, in the render is water sitting on turbo. Oh man. So yeah. Yeah, if the water is not gone, people might think they have a sun engine problem. Well, of course, if there is smoke, everyone will think about engine problems. So how is the weather like in Germany, man? Visto che dobbiamo fare a meno di Slater, ci serve un altro autista. Oh, Renes mentioned. Oh yeah, right. Sorry for asking it twice, man. Quando si comincia? Here the weather is pretty nice today, but of course due to the COVID we need to stay at home, so. Questo vuol dire che dobbiamo richiamare allo scoperto. Fucking cutscenes. Ok, I need to go to, I need to reach that spot, so down and then wait, am I going to the right direction? Go south, so come on, this cop triggered while I was stopping. But the forecast said tomorrow will be say, up to 14 degrees. Nice. Also, Vex, have you ever played this game? I don't remember if I asked you yesterday. Probably didn't. I forgot to ask you that. Oh, my printer is closing. I just played Driver 2. Okay, man. I played that one as well, but never finished it. One was before my gaming career. Yeah, I can imagine, man. Did you play one as a kid? Yep. In fact, I remember not all, but many of the missions. I remember them. Why that is weird, man? Because I'm older than you. When it depends anyway. Because for example I'm 26 DX. You can just count 2020 minus 93. And you will see that the number you will get is 20. I mean it will be 27, but since I was born in November, I am 26 years old right now. So yeah, 26 years old, I will be 27 in the 30th of November. What the fuck, man? This that was a stupid crash anyway. I have 400 cops on my ass.
How old are you, is that PX? 27, 28? Or 30? Oh. Second hand studio of 100 cocks on my head. Well, that will be painful anyway. Let's hope that I can make it. Come on, I just need to... One is a radio knock. Oh fuck. Well, but in general, I mean, one could be considered okay. But 400... it's a bit too excessive. Thanks, Jesse. Nah, fuck, I need to do this mission again. Look, I was there, fuck. Okay, let's do that again. I mean, it's even more than Sparta 300, exactly. So you wanna run this game? No, I don't think so. I just wanted to play it because it was yeah, especially some missions. But no, I just wanted to play it casually. Because I wanted to play some driving game on Twitch and I thought, well, why not start with the driver one? Then maybe I can switch to something else. Highest difficulty, by the way. Yeah, of course. I know that you can set police AI on game settings. It's called like police level or something like that. Yeah, the President's Run. That mission is a pain in the ass anyway. In reality, there is a trick that makes you finish the mission super fast. You basically need the cop to squash you inside the building. So basically you will clip inside the building and then drive out of bounds for like 15 seconds, something like that. And then the mission complete trigger will work basically. Right now, I want to turn left after this long section. So I don't need to turn back like I did before. Wait a second, my mom just called me.
Okay, I'm back. Yeah, my mom just showed me a picture where basically for your phone. Fucking iPhone. So yeah, my mom just showed me a picture where basically the military forces go there in my fuck, I need to turn here. To stop people who want to go outside due to the virus. Anyway, I don't think that the whole virus situation will end in the first day of April, because right now all this stay locked in your house thing should be done until 3rd of April. But I think that situation will be a lot longer, considering we are the second country in the world for deaths. For deaths and in general number of cases. Man, he didn't hit him. He just hit the wall. Now I need to go. Oh, to the airport. So, left, right, all the way down. Anyway, although I like the Los Angeles theme, the Los Angeles music of this game, when you do a free ride, still I don't like the map in general. I mean, it's just a long straight road, more or less, with an airport and this stuff right there. So. I mean, I don't totally dislike it, but other maps, for example, like Miami or New York are better. Hey, Mr. Naughty Rebel, welcome to my stream, man. Men or women, since I read Miss, I don't know, anyway, welcome to my stream, dot. We need to enter this building the right guy, yep. Sapevano che saremmo arrivati, ne sono sicuro. Ci stavano attendendo. Eravamo come anatre selvatiche in un poligono di tiro. Silenzio! Oh merda, ma allora c'è una talpa fra noi! Ho detto silenzio. Sì, hai proprio ragione. I think only few mission are remains. Non mi sembra di averti rivolto alcuna domanda. Abbiamo una talpa fra noi, questo è sicuro. Hai guidato molto bene. Yeah, they are saying that there is a spy in the organization. Of course, Tanner, the main character, is the spy, but Slater in una cella di San Francisco, al fresco. Adesso.
Adesso spiegati meglio, è in fretta. È chiaro. Slater era al corrente del piano e ha spifferato tutta la polizia pur di pararsi il culo in qualche modo. È impossibile, Slater, non me la racconti giusta. Voi non fareste mai nulla del genere, vero? La domanda è semplice. Ti fidi più di Slater o di Tanner? Niente è cambiato. Finiamo quello che abbiamo da fare qui e spostiamoci a New York. Aspettiamo il segnale. So yeah, only few more missions before going to New York. See one thing, one second. I want to check if I can go, I can kill myself in the water. Fuck, I'm gonna use the fast this FPS limiter just for testing this thing. Because I remember you can go in the water there and get killed in Los Angeles. There is the beach right there on the right. Let me see if I remember correctly that you can get killed if diving into the water. Anyway, remember you can. Maybe you need someone to push you inside, out of bounds. Let me check if I can go out of bounds there. I will let them of depression if I have two maps or something plus training mission. The demo was cool. Oh, okay, I didn't want to do this, but that's okay. Okay, I didn't want to flip, but I can reach this spot anyway. As I said, I just wanted to see if I can go out of bounds. I mean, I wanted to go out of the map limit, but not... staying this way. Oh. See? The car just drowned in the water. Also, it's super easy, you just need to drive there. For some reason your car will start to do that. It's like if the collision is... yeah. Okay. No. Okay, there is a weird collision right there.
Also, on the driver demo for PS1, you can get killed in water because there are no. This exact animation is on the demo. And I can also show you that. I mean, okay, I save it there. Okay, let's. Oh, wait, I have it on my external HDD. It's a 1 second thing, and I also don't need to download anything. So. External HDD. On game, come on, computer, load it. Okay. So, insert CD images. Let's go to my Windows C, old HDD. PlayStation 1. Okay. Driver. I have two demo of driver. Driver demo 2 and driver you're the wheelman demo. Okay, let's check this one. The emulator is stuck. Let me reset 1 second. Let's see if I have the demo that you had when you were a kid. See? Driver, you are the wheel band. Time needs to be optimized. If I remember correctly, this mission should be similar to the final game. Or sì. Of course the demo seems to run a bit faster because this is the American version. Also sì, there are no limits, so. As you can see, you can get drawn in the demo easily. Yeah, as I said, it's the same exact it's the same animation. The only thing is that on the whole game, the animation itself remains, but you can only do that while going out of bounds. Instead, right there are no limits. See? Sì. This is strange, my car is stuck, but I can move, even though I'm not dead. Good guy, police, exactly. Also, check for a second, we have some save states, no. I also have another demo, as I said, or two more demos, let me check. Driver demo 2. Yeah, VX, we are checking some driver demos right now, just to make some comparison. Oh man, I'm checking other demos of this game because there are some differences between the final version and see, for example, this is a demo disc. Also, I have this exact disc on my collection right there. This is a roll driver. Sì,
Here it's slightly different. There are no... There is no music right there. New extraction. One other one, max tier lock. Steering. Able demo mission. Duval loves the money. Thinks he's given up. Sturdy got plans. He's in for the airport. Stop him getting on the fiscal plan. See? Oh, I didn't know about this camera. In serious, I really didn't know about that camera. Probably it's also in the final game. The minimap is different, the music is the beta version, and even there I can get killed inside the water. Oh, he crashed. I think I crashed. Man, I have two gears in reverse. What the fuck? Okay, I lost him. The fact that you have like a second gear in the reverse, it makes me laugh a lot. Let me check one more thing there. Oh, I can also see left and right during the pause. This is weird. And I think I also have a third demo, which is the earliest of the all the demo of Driver 1 that I have. That untextured thing. Yeah, but without that texture. Okay, let me check the third demo that I have. This one beta. Whatever one demo ISO. Okay, should be this one. Let me see. Yep, this is the earliest driver demo that I have. In
theory, this demo is not playable. I mean, it's just a cutscene. And you can see the car is different. It's a big Skylark from 72, if I'm correct. I can repair my car. For example, it has a debug feature, so for example if I crash there. Sorry, I pressed the wrong button. Oh man, sorry. I can decrease the game volume though. See, the car now is repaired. Okay, wait me a second, let me... I'm decreasing it, let me put minus 35. For example, if my clip, if I flip my car, I can, for example, press this button, reset car, and it will be reset it. I can put rain. I can put no weather, I can put also snow. Change camera angle, fix. Oh, well, fuck, I preset the... See, this is the one of the replays. Restart checkpoint. There is also a mini checkpoint still in replay mode. Okay, need to reset. Yeah, the driver San Francisco car is similar to this one. Also, this section, this map, has some extra roads that were cut. And I will show you those in a second. Okay, here. Oh, there were no collision there. Let me go there again. Camera. Following car, fix and zoom. Okay. Also, while pressing select, I can crash the game. Beside us. I don't know where the fuck I am. Oh. Okay, I created some weird texture there. So when there are two of those, there is collision. Yeah man, don't worry, I will... I will move to the full game in a second. Because there are no other demos of Driver 1.
Yeah, exactly, man. There are a lot of games without any soundtrack. Man, I did it. And the funny thing is that there are citizen cards also do this thing. They like jump every time. Also, there is a restart checkpoint that basically should load a checkpoint mod, but it doesn't work there. You can only see that there is checkpoint 0 out of 6, and the car engine is nowhere to be seen, to be here. So yeah, that's the three demos of Driver. Now we can move the whole game again. At least there are different musics. So perfect. Fuck, I pressed it. Gli uomini di Granger sono in città e hanno preso Lucky. Stiamo mettendo insieme una squadra per andarlo a recuperare. Ci serve ancora un pilota capace di volare sull'asfalto come su una tavola da surf. Dobbiamo piombare nel loro nascondiglio con una macchina, scaricare una tonnellata di piombo e ripartire a tutto gas, come si vede qualche volta nei cinema. Anyway, this game was pretty mature for its age. So for example you need to, they say, pick the sniper guy, them. Gli uomini di... Pensaci su, amico! Ti posso offrire un lavoro che va al caso tuo! Siamo diretti a Beverly Hills! Ho già predisposto il piano! Dovrebbe essere una vera passeggiata! Ok, first mission, and I need to go to a place and kill... Here I need to drive to Beverly Hills, the third one. Abbiamo pianificato un lavoretto sull'Interstate 1. Vogliamo scoprire se le nostre stime di tempo sono giuste o... Vuoi farla tu la prova? Ok, I think this is like a HD spot in the time limit. Let me check all of them. Pensaci. Gli uomini di Grant. Ok, man. I'm not sure about the second or the third. So let me check the second mission for a moment. Then in case I will go to the state and try the third. Volume is a bit higher, I don't know. Okay. So, how is your day, Miss Natty Rebel? All the Rebel, I don't know. Okay, just go right. I mean, how was your day? I need to stop right there. Troppo presto. I like that sometimes he said it's too early. Oh, it was pretty cool actually. Thanks for asking. No problem, man. How's your going so far? Well, thanks to the coronavirus, we need to stay closed for coronavirus. I don't know how to pronounce virus in English. I never understood if the correct word is virus or virus. Anyway, due to the corona situation, and fuck the correct pronunciation. So yeah, we need to stay at home and avoid moving out of our houses, so. That's why I
I mean, I always use the Twitch, but during this month I think I will probably use it more often. Okay, I'm in Santa Monica right now, so I need to go. It's pretty bad though. Yeah, I mean, just think that Italy is the second country for cases and deaths. Okay, there was an invisible wall right there, which was weird. Nice moment for spawning. Sono i poliziotti, un altro. Ok, so I need to drive. Man, this mission, I need to drive all the way down there. Anyway, yeah, it's a bad situation and especially in North Italy, because here in Calabria it's not so bad. But just think that military members need to go stop people exiting out of their houses for no reason. Even though I think that later I will go outside a little since the weather is okay. But I mean just out of my house, not staying in a public place or something like that, yeah. Okay, I can drive in this game. RIP Johnny. I'm using save state just for saving and reload the game every time I do a mission, but I don't want to use them during mission, otherwise there is no point to play a game like that. That was Among Us moment. Hey Bombi, dude, welcome to my stream. How are you doing today? As you can see, cops are chasing my ass. Yeah, Fellone, it's the felony bar anyway. it's possible to lose cops on... Yeah, you can lose them, but I mean, the whole felony bar, it will be always at 100% anyway. So you can decrease it in this game, unlike in Driver 2. Doing fine, what about you? I am okay, stuck in my house due to the virus situation, but yeah, I'm doing okay. Okay, I need to avoid this cop. What? Let me try to dive around the corner. Basically now I just need to lose this cop to complete the mission. The problem is that I have almost wall damage. Yeah, fuck it, I made it. Yes, GG. Yeah, that was hard, man. Especially this second, this last section. As you can see, I do save states after and before every mission. Lake. Sono tanti. Come mai tutti quegli agenti l'altra notte? Non è stata una mia idea. Maddox voleva le spalle coperte. La tua di copertura invece è tenuta. Mackenzie è in contatto con l'FBI. Erano da lui stamattina. Marcus Vaughn in persona, uno dei grandi capi, gli ha fatto visita.
But anyway, yeah, I'm okay, Bombi. Weather is good, I mean, I can't go out of my home. And also, we are on the last city, which is New York. Hai tre nuovi messaggi. Three messages. Amico, dobbiamo compiere uno scambio alla stazione centrale. La situazione è molto tesa e mi serve uno con i nervi saldi. I nervi saldi sono sempre la chiave di tutto. Ci sono ancora un sacco di punti interrogativi in sospeso, ma se credi che possa fare al caso tuo. Vuoi subito del cibo da mangiare? Clown hamburger con patatine fritte, trinoglio bollente e un uovo strapazzato con enorme boccale di birra chiara e fettine, fettina di strudel tilolese, chialo? This is basically a Chinese guy that say we are going to send you this food. But this is not a mission. Questa volta ti affidiamo una macchina di quelle che nessun pilota può mai dimenticare. Quando scende in strada non è mai una passeggiata. Dovrai prendertene cura. Vediamo se sarai capace di metterla in moto e di padroneggiare i suoi cavalli. Let's do this one, because he said that I need to drive origina mia. Sono in pratica mo all'ultima città, quindi sono quasi alla fine di questo giocos. They give me a shitty car and they need to go all the way down there. So I can go down. Okay. Yeah, that was my mom. That's why I don't do speedruns during daytime. Anyway, this looks really New York because there are taxis every 10 meters. We are almost reached the final part of the game, the final mission. And you know, when I will start the last mission, I want to add the timer just to check how much time it will require to me to complete it. Facessi giochi che mi interessano di più, ti seguirei di più. Ebbè amore, però non è che io posso fare sempre gli stessi. Alla fine a te ti piacciono quei pochi là. A me comunque piacciono più giochi pure macchinosi, quindi. Anzi, ma soltanto che non gioca a Mafia. Anche se lo sai che io per lo più gioco a Mafia e giochi simili. Ok, since I want that cop to go away, so I can just despawn him by going in reverse. Ok, no, diceva amore che al momento mo mi andava di giocare, ma tu fai sempre macchine in Mafia, questo è il punto. Beh, ma questo, dirti la verità amore, non ci giocavo che erano anni, ma non vuoi dire niente, non ti piace il genere, però il tipo di gioco in sé, questo qua non ci giocavo che erano anni. So yeah, my girlfriend said I would watch you more often if you're playing game that I like. And I said that I mostly play Mafia and racing games. As she said, the fact is that you only play Mafia and racing games. Oh,
Comunque non ti preoccupare, amore, tanto questo mese dovrò star chiuso, quindi lo userò più spesso Twitch, ragion per cui farò vari tipi di giochi diversi che magari non ho mai cacato prima nella vita. Quindi non ti preoccupare. A me fa piacere, amore, pure che vieni tipo soltanto 5 minuti per salutarmi, pure mentre che faccio un gioco che a te non ti interessa poco. Brea. If I remember correctly, there is another mission with a taxi. Ime c'è una puttana là. Sinistra, destra, sì. Comunque sei bella pure che non guardi giochi che mi piacciono. Cioè, pure se mi guardi poco perché faccio giochi che non ti piacciono assai. Guarda questi cazzi che non sanno guidare. Vabbè, sono io che passo col rosso. Sì, ma te lo dico lo stesso perché sennò poi, hai visto, succedono cose, poi però cosa? Comunque quando sabato poi faccio, partecipo alla gara mafifera. Devo vedere come fare per poter fare in modo che io leggo la chat. Ah no, vabbè, posso fare in questo modo in effetti, mo ci ho pensato. Niente, sto ragionando tra me e me, amore, tu non ti preoccupare. Perché in pratica quando partecipo alla gara io in realtà non faccio lo streaming sul mio canale, ma lo faccio sul canale dove ci sono poi tutti gli streaming mafiferi. Saremmo 8 persone praticamente. Io al massimo posso leggere la mia chat e poi sul mio canale fare l'host di questo qua. Non lo so, è tutta una cosa strana. Comunque, vai con Chiova che deve andare qua. Ah, deve entrare qua dentro. Anzi, Pito. Guarda come cammina, tutti e tre sono coordinati. Guarda quali ziotti, io non lo so. Pito. Le cose strane. Voleva la sua cerina prima. Niente, doveva rompermi il cazzo quando salto su. No, ha letto 2-3 messaggi in inglese e poi ha preso e ha detto: ah, stai facendo cose tue, sì, ma. E poi che altro mi ha detto? Niente, mi ha detto mo che si stava. Stava venendo cose su internet e poi cosa faceva stasera, che ha detto che c'è una pisella e qualche altra cosa. Ora sto streamando un'oretta e 20 minuti. Io penso che massimo per le 6 un'altra mezzo. Esatto. Penso che. Anche se comunque fa più ridere quando dico. Le tagliatelle! Devo girare adesso a sinistra? Vabbè, anche dopo.
Dicevo, penso amore che mo' in una mezz'oretta questo gioco lo finisco, non mi mancano tante missions. O meglio, in una mezz'oretta arriva l'ultima missione, poi quella sicuramente ci metterò almeno una buona mezz'oretta a finirla perché è super tosta. E ovviamente prima di farlo poi devo fare una pausa a bagnino. Ma non cose lunghe, cose brevi e normali. Infatti poi quando voglio fare l'ultima missione, amore, ci metto proprio il timer come quando faccio una speedruns. No, ci sono troppo. Cazzi, il bordello è sul mio. Vedi, poi abbiamo andato a New York dove te non ci siamo mai stati nella vita, quindi io vedi, gioco cose importanti. Tra l'altro l'ultimo di questa serie qua, amore, Drive, è uscito nel 2012-2011, credo. Per PS3, PC, pure l'Xbox. Però poi non so perché non hanno fatto più. Ok. Ma tu pensi che lì sottofondo sento Ave Maria, che cosa che sta prendendo mamma? Ho aperto un pochettino così entra l'aria calda. Ho voluto ricominciare. Vai a premere il tasto. Hai tre nuovi messaggi. Tre messaggi, vediamo quali sono le missions. Ti serve un taxi. Abbiamo programmato delle corse un po' specifiche. Serve un taxi, perfetto. Perché a me piace quando devi prendere il taxino. Tra l'altro, amore, sai che oggi aveva fatto vedere su Sky TG24 la stazione di Bologna, quella dei treni. In pratica c'erano soltanto tassisti parcheggiati là fuori. Che le uniche corse sono praticamente tipo vai a portare. Vai tipo a prendere, portami da mia nonna, mia zia, questa e quella. Insomma, soltanto a livello di visite stop. In pratica erano proprio a fianco al Burger King dove vado sempre a mangiare io, amore. Io praticamente mo da quando c'è sta cosa, ma bene o male l'ho quasi sempre fatto. Per il telegiornale questo su Sky TG24 che almeno tutte le notizie le metto in diretta TV. E poi soprattutto è molto apolitico. Guardo soltanto, amore, la mattina e il pomeriggio. Dopodiché non lo guardo più. Cioè tipo mattina e pomeriggio dopo le 6:30 quando poi insomma danno le nuove informazioni. Dopodiché stop. Tanto poi sentirtene altri ti ripetono tutte le stesse cose del giorno. A parte tutto. No, voglio dire amore, c'è. Tu giustamente, vabbè, senti la mattina tipo le novità che ci sono, magari per esempio che è successo qualcosa la notte, e poi tipo la sera se c'è qualcosa che c'è stato durante il giorno. Tanto ormai, tranne poche, la maggior parte delle notizie, un buon 90%, saranno sempre solo di questo, amore. Meno fin quando non si calmano le acque, quindi una volta che senti la mattina e la sera le novità della situazione, è inutile poi continuare a vederti all'infinito. E io sono di questo avviso avvisifero. No, meno male che a me è passata quella cosa di fare che prima non so quante volte l'ho fatto, ma forse perché ho la chewing gum, quindi magari mi si sta facendo la situation. Ah, vedi, per esempio qua c'è Brooklyn, infatti c'è pure il ponte. E mi sembra si prenderà qua a sinistra. Sì, devo girare, non adesso, ma all'altro. Tra l'altro, amore, è simpatico una cosa di questo. Che minchia che sono stato a urtare qua. È simpatico che, amore, se tu qua guardi tipo la città, è tutta quadrata. Cioè, vedi, tipo le strade sono tutte zazza. E anche tipo il ponte di Brooklyn non è tipo fatto così, è tipo dritto, salita, zazza. Un attimo lo devo fare per andare alla fine della mission.
E quando per esempio hanno fatto poi il seguito, Amore, Driver 2, che tu praticamente là era più simile a GTA, cioè tipo puoi tipo scendere dalla macchina, puoi fregare le altre. E là per esempio c'hanno tipo le strade che sono un po' più curve. Però a livello di gioco gira un pochettino peggio di questo, cioè tipo c'è più rallentamenti, più cose. Quindi questo tipo sarebbe il ponte di Brooklyn. Che a un certo punto veri sono le cosettine che compaiono nella botta. Poi cazzo sta. Anche qua la polizia dall'altra parte, quindi non può venire. Ciao stronzo. Comunque ti posso già dire, Amore, che sicuramente in ma spieghi una cosa, Amore. Che cazzo serve quel semaforo? È inutile. Un semaforo è una curva. Le cose strane. E comunque stavo dicendo già che sicuramente giocherò a coso in live. E giocherò a Tombi 1 e Tombi 2, proprio che li voglio finire tutti. Proprio dall'inizio alla fine, tu là mi devi seguire tutto perché c'ho tutte le missioncine stranine. Poi forse voglio giocare pure a Bugs Bunny, però forse più prima che Tombi voglio giocare a coso? A Bugs Bunny, quello Lost in Time, per quello lo conosco a memoria e devo vederlo da una vita. Poi ti do i consigli, bravo. Anzi, io ti dico una cosa, dimmi se tu ci stai, facciamo un patto in diretta TV Twitchifera. In questa settimana no, perché comunque poi per esempio non so se poi più tardi stasera, perché ma dopo questo gioco poi spengo la live. Quindi può essere che poi casomai tipo stasera mafieggio, non lo so, perché mi devo impratichire per la speedrun di sabato. Ma, e sottolineo ma, due punti. Nella prossima settimana ci mettiamo e giochiamo a Metal Gear il primo della PS1 in streaming in diretta TV. E tu mi segui tutto passo passo, proprio così, guarda tutto, e mi dai tutti i consigli della vita e lo praticamente finiamo io come giocatore e tu come... aiuto, guida, tutorial, guida strategica ufficiale, amore mio, nella vita. Metal Gear Rosa. Se può fa, tu che dici? Mi devi dire tu, è bello... Ascolta, abbiamo un problema. La banda di Granger è sulle... È bello pesante Metal Gear, però. In che senso pesante? Lello è pesante. Fuori i ragazzi di Granger. Comunque se tu hai qualche proposta è un rottame. Ah, e vabbè amore, non è che dobbiamo finirlo per forza in un giorno solo, considera che è lunghino. E questo qua amore che è abbastanza breve, comunque in due giorni lo sto facendo. Magari è capace che se avessi cominciato di pomeriggio lo finivo tutto in un giorno solo. Driver questo qua. Quindi per esempio possiamo fare tipo che giochiamo tipo solo un'ora al giorno e lo facciamo tipo per 2-3 giorni fin quando non lo finiamo. Possiamo pure fare così. Se no ovviamente farlo tutto intero. Un conto è una speedrun che comunque mafia so che dura quel tempo là, amore, non fa niente. Però ti dico di sì, amore, tanto non devo fare nulla. Perfetto, amore, poi comunque ne parliamo meglio whatsapposamente. Però ti ripeto, tanto io col fatto che il canale Twitch ce l'ho, comunque mi va di fare live, così almeno mi... diciamo, passo il tempo e magari se c'è qualcosa che ti interessa pure a te, amore, lo passi pure tu, insomma, guardando me che faccio cose. Io dico, sa polizia, mi parare un momento, ma di rompere le palle, sa cazzo di polizia. E no! Porca puttana. Appunto, ci odiamo così. No, amore. That was exactly my face. Let me restart one second. Comunque sì, esatto, amore. Questo è il discorso. Tanto io devo stare chiuso dentro. Tu pure.
almeno voglio dire, se faccio qualcosa che ti piace pure a te, mi guardi. Poi se proprio non ti interessa, almeno comunque mi tieni compagnia un po' come adesso. Come on, this not terrible, this is the... that's the time. Storia, ok. Only one car left and they should go right there. Also see, a good thing that sometime a girlfriend pops out there that you can learn some Italian while watching me playing games in Italian. And in the meantime I can improve my English when someone enter there. Okay. And those I like the walking animation, it was like this, but he was moving diagonally. Ho la netta sensazione che ci siamo quasi, Lake. Manca poco all'attentato. Chi pensi possa essere? Ancora non lo so, Lake. Un pezzo grosso, ne sono certo. Okay, I thought that was the last mission, but not. Salva Ali, okay. Man, I'm so hyped for the last mission, because that was pretty... that is pretty challenging. So I can go from... using this grass right there. Man, the collision! How the heck did I hurt this this tree? I can drive. I can drive. Beep beep beep. Was a nice turn. Devo andare, devo andare. Go, yeah. Let's keep this road. So as I said, Miss Nutty Ribble, I will put a timer when the last mission starts, so we can see how much time I will need to complete that mission. As I said, I don't want to use any save states or something like that. Sounds pretty cool, yeah man. My car is smoking. Also, I don't know if you know that, but the composer of Driver 1 and 2 music, Alistair Brimble, or Brimble, I don't know for the pronunciation, basically he put on the bandcamp.com his basically the remastered version of Driver 1 and 2 musics, and they sounds pretty nice. He
It's like listening those music in really HD quality. Okay, so those guys are not police cars, they are just bad guys that want to rip my ass. Okay, this is a really Monk ass moment. I could have turned right there. Come on, I'm risking a lot now. Okay, I can get there. This mission was hard, man, because they were fast like me. Qual è il problema, Ali? Da quando in qua ti fermi davanti a una serratura? La cassaforte di Hancock era... Cosa diavolo avevi in mente? Hai detto di non fidarti troppo di Hancock. Non volevo che ne rimanessi invischiata. Ho trovato questo. One guy... Credo... Mitch underscore it, which is an Italian guy, yesterday watched me playing the first part of Driver, and he said tomorrow I will surely join again. But of course, yesterday I streamed in night time, but today is daytime, so that's. Il fastidio con Maddox ci è costato un sacco di tempo. Oggi scopriremo se almeno ne sia valsa la pena. Jean-Paul prenderà la sua posizione dall'altra parte della strada. Tanner si travestirà da agente dell'FBI. Sarà il nostro infiltrato alla guida della Cadillac d'ordinanza. Tutto quello che dovrà fare è passare a bassa velocità vicino a Jean-Paul. E bingo, il gioco è fatto. Noi avremo quel che vogliamo e i giornali le copertine che cerca. Nel caso qualcosa dovesse andare storto, abbiamo altre 4 macchine appostate a ciascun incrocio. Mi scusi, Mr. Castaldi, ma chi è il bersaglio? Quest'oggi, signori, uccideremo il presidente. Ok, I think this is the last mission, because he said... Devo... Allora non hai capito niente. È ora di aprire le danze. Adesso. Inizia a lustrare i polsini della tua uniforme. Ci servi alla guida di quella fottuta macchina. Yeah, I think this is the last mission. We are finally there. So, let me see. Let me see, is that it? Yep, last mission. So, before okay, I know there is the timer there, but I want to time all the way, all the time that he will reset the mission. So, let me open live splits. Yeah, we reached the final mission of this game. Okay, the timer should open in a second. Can I copy the timer from there? I will move to that section anyway, so. This is called timer. Control C. Control V. Okay. Timer is there, and I can move chat over the timer. Oh, wait, I can do one thing. Filters. Okay, perfect. Let's close it. Let's put the timer again.
Oh, wait. Perfect. So, I will start it as soon as the text will pop out. The hardest mission of this game. In this mission they are super fast comparing to your car. So I have both cops and enemies. And first minute is gone. And there's our first fail. yeah, of course, retry. I've stated just in case the emulator could crash. Okay, so far so good for now. Okay, left or right, let's go right. Perfect turn. Sub 1 hour, maybe. No, I don't think I will spend like 1 hour. Ah, so let me see where I am right now. Okay, I'm in the middle way down there. So only one dead for now. Fuck. Man, that was risky. See, yeah, it's too fast comparing to your max speed. Okay, need to turn there. Yes. Come on. Nice, that cop just crashed. Not inside me, man. Come on. No. Come on, I can still do it. I can do it. Fuck! See, it was there. Man.
Rip sub 5 minutes. That piece of shit. Okay, again, right now, let's go to the left. Okay, so I got wrecked. 2 times, 3 times. No, wait, 1 time I flipped. 2 times got wrecked when I got there, so it's 3 deaths. So yeah, let me pause the timer 1 second. Oh, why not? Okay, now we can go. Yeah, the best strat anyway is to go with this road and just avoid the cops and bad enemies, and then just turn right on the end. Okay, this is my revenge. But we can't blame Polly about those fests. No man, at least for now, let's leave Polly to his suffer. This mission is like the opposite of the creme de la creme. I don't know if I did a good thing driving there. Yeah, I did. No, 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 no. Okay, I'm still alive. I will probably get wrecked in a second. I don't know why I'm still alive, but yeah.
Ok, that's 4. And let's keep going. And the rip sub 10 minutes. Anyway, you know, it's not too difficult. I mean, if you stop your car, you are wrecked. So you just need to keep driving and avoid the stay, not move, because if you don't move, they will rip your ass in a second. Okay, they should be. As soon as you stop, you're fucked. Okay, 5 deaths. In reality, there is a way to complete this mission super fast, which is like make the cop put you inside the. I'm returning to the starting point of the mission. Said, yeah, if you drive on a specific spot, they can hit you and make you go out of bounds. Then you can complete the mission in a few seconds. I think this is a rip. Okay, I'm still alive somehow. I'm not alive. At 20 minutes I will go to the bathroom 1 second for speed beast struts.
camera video electronics. If you need something to record your stream, let's go to that store. AVX, you're back for the last mission, man. As you can see, also set a timer. A red poly. Yeah, because of all of these mission fails. Johnny's poly 2.0, exactly. So as you can see, I added the timer and also a death counter because I want to check in how many minutes I can complete this last mission and how many deaths also. No, come on, come on! Stupid collision. Okay. Because technically they are not in this mission, because okay, let me restart right now. I will count this as a dead, of course. 10. Okay, because basically they need to kill the president of the United States. So right now, right there, they put taxis to block me, but of course I can pass. And the black cars are enemies, but also there are, as you can see, police cars and the black cars that wanted to kill me. This stupid car. Oh, they are taxis. Yeah, the ones that stopped me at the beginning are taxis. Yeah,
Yeah, after the next death, I will need to go to the bathroom one second. Only on the second attempt it was pretty close. Okay, they clipped me inside. Be right back in a second. Okay, I'm back. Let me bring some water. Yeah, I could have paused the timer, but... Okay. 3, 2. Go. I like how they put me again normal. The problem with this mission is that they drive hyper fast compared to you, and if they hit you they can make you get wrecked in like 1 second. Better to restart right now. 13. Sub 30 maybe, Polly please. What an asshole, he just stopped there. Okay. Hey Spike, thanks man for the good luck.
I really need a good luck for this mission. So, I'm not speedrunning the whole game. I just added the timer and the death counter for the last mission, because it's the hardest. And as you can see, there is timer and there is deaths. Haven't seen you without glasses, bro. Yeah, my glasses are just there. Also, since you just reminded to use them. So, there's 30. Second. Okay. See? And, yeah, if I need to stay a lot of hours on my computer, some hours I don't want to put them in, but you notice it's better, especially when the lights. Also, best of luck on the rest this weekend. Thanks, Spike. Yeah, considering the coronavirus situation, I said, well, you know what, let me just use Twitch more often. At least I'm having fun while staying at home. So, I think also we'll do a Mafia speedrun later tonight. But now, let me focus on this last mission. How are you doing today, Spike, anyway? Yeah, the collision is kinda weird there, but yeah. Pretty boring actually, being at home. Tomorrow is free day as well. Ah, got it, man. Actually, I should have got to the right. Okay, this is a nice progress. Some of us are in the woods again. Yeah, basically Voitas is playing Mafia Japanese version. I mean Mafia Japanese localization. Come on, that piece of shit was just in front of me. Please don't kill me. Fuck. I was close. Yamero instead of Merd. Why Tommy and my info poly? Whenever. Oh yeah, I should add the timer. In the mission, instead of Bon Appetit, there is. Instead of pizza, there is sushi. And they say like. Yamato is a real. Is a great cook, but Shinichi is a great master, a maestro. It's a real shinobi. Man, that police car. Sarah will be a 2D model, of course. Yeah, man. Man, I'm racing with my finger right there.
Ok, not a lot of damage right now. Rip serve dirty, yeah man. I should reset. Move your fucking ass with this black car, man. This road is better compared to the other one, mostly because if there is, for example, some if a cop car or an enemy spawns on the left road, it will be harder for them to try to kill you, because there are a lot of trees and obstacles. I mean, as you can see, still easy for them to hit me, but in general, this road is pretty safe. Okay guys, we are close. Guys, we are there. We are fucking there. Just one more turn. Don't rip my ass, please. No! No! It was fucking... Come on, trigger the mission completed. No! Fuck, man. Yeah, it was funny to do this way. Okay, this is the best rod I can use in this mission. Man, the hype of the mission, almost mission complete. Yeah, if I didn't put me inside the wall, I could have completed that section. It's fucking there. Do you work already? Wait, sorry Spike, I didn't read the previous... Wait, I say the most intimate you can get with Phil is to play bowling. So Tommy won about in... Yeah, Tommy will won instead. This game is pretty pixelated, yep. And do you work already? No man, right now all the job searches stop due to the coronavirus. My girlfriend, for example, she isn't working since basically 2 weeks. And she needs to stay closed for at least 3 more weeks, so yeah. Kinda bad situation. Thank you.
Rip Johnny. Soldi. Do you think I will do that in an hour? Place your bet. Sub 3 hour like Mafia. That will be surely possible, man. That piece of shit. See, basically, even if you destroy a cop, 2 or 3 will spawn immediately, so. Basically, you can't escape enemy in this mission because they will spawn continuously. Okay. Road to 20 deaths, for sure. Man, that was risky. If I'm not talking, it's because I'm focusing on the game. See? I talk it and then boom. RIP sub 40. So sub 50, maybe, poly.
Yeah, to be honest, you get killed at the first at the beginning on the mission. No thanks. What the fuck is this? No, it was kinda a strike moment. You should clip this, guys. This vision is fucking crazy. Let's pass there on the right. And I need to avoid that thing. Now be ready to turn to the right. Perfect. Thank you, not even though I can't click any clip because of I mean I don't have the chat I can't click any chat links right now on my computer. Some water. As I said, there is a speedrun strat to complete this mission, but I don't want to use it. Thank you. I think I have like 5 cars on my ass. I need to turn to the right. Niente male.
Rip. Oddio. Ok. Come on, we can make it. Don't rip me. Okay, that was a bit risky. I should try to use more the L1 button so I can basically I can steer more. If they allow me to steer, of course. He said, where are we going? That police car just blow. Ok, just a super small damage. Ok, this is fine. For now. I think there should be another roadblock. No, there are not. Let's go to the left. Sub 1 hour poly blocks.
I don't mind if they eat me, but they just don't need me to crash into inside the wall, because that will be a rip. But if they just eat me from the back like this, nothing too bad happen in theory. Anyway, since I'm playing this game since 2 hours and 30 minutes, I don't think I will do another 3 hour streaming tonight, so I will probably move Mafia Speedrun for tomorrow. Because I said that I wanted to stream Mafia also tonight, but I want to rest a little after this mission. Ma te l'ho detto, ma lo sapevo pure io. C'erano quelle mini qui. Sì, fa proprio cotto. E fai proprio la mini pizza così spuntino. Ho fame. I'm starting to get hungry, you know, it's 6 p.m. I wanted to say. Sorry, 28, not 87. Since my mom said that she will make some mini pizza, this means that I will complete this run, this game, in this attempt. Probably not, but let's just stop that this is the ending. Driver pinball percentage. It's not a spin-off for Game Boy, like Pokémon Pinball.
Like the Fast and Furious. Che c'è, ma? Sai che cosa? I like how my mom just called me and then I said what? And then nothing. Or she doesn't say nothing then. Typical mom, exactly. Hey Joe, what's mom? And then I don't hear any response from her. Dirty, that's... This is the wrong wheel, man. Exactly. And as you can see, I died. Fuck. Okay, she called me for this small mini pizza. And also, welcome waiters. Gonna return in one. Rip timer, man. The timing should time also the mini pizza. I need to be pretty strong to complete. I don't know why sometimes the microphone is capturing sound even if I'm not talking, and some other time when I'm talking it will not keep it. Anyway, Voitas, this is Wheelman 90s edition. Indeed, you are the Wheelman. Buon appetito. Thanks. I hope that there will not be any gangster trying to kill my pizza eating. Man, look, the car is not speak big. Before being sure about what you're going to say, John, please. So, I think that's why they didn't want to talk. I was going to say that the car doesn't look too damaged.
più verbette di videogames. Every single object, any percentage. Okay, test pizza for last. Last section. I am there, guys. This is it. Definitely it. Also, let me put back so I can there trying to rip my ass. Okay. Yeah! I knew that the pizza would have helped me. Nice! Of course I will not play this mission again. Or I will. Let me see. I still have the save for it. Yeah. So, in case I want, I can still try, but I will not do. Oof. So yeah, that was pretty challenging. New PB only for last mission. Tutto a posto, signore. Tutto a posto. Prende il cazzini, spritti. Presidente, tutto ok? Li abbiamo presi tutti. Castaldi, Hancock e Vaughn. Sono tutti quanti al fresco. Riprenditi pure il distintivo, Tanner. Quanti altri dell'FBI sono risultati in combutta con Vaughn? Ci vorrà un bel pezzo prima di chiarire ogni collegamento. Nel frattempo, ecco il tuo distintivo. So, at the end? 30 deaths and 1 hour and 4 minutes, more or less. Tanner, torna immediatamente qui, Tanner. Torna subito qui e raccogli il tuo distintivo. Tanner. Yeah, he left. Stai cacciando in un mare di guai. Fidati, questa è la tua ultima occasione, Tanner. Didn't get his police bribe. I don't know, it's called. Man, when I was a kid and I saw this cutscene, I was like, wow, I surely unlock this amazing city with this car, but instead, nope. Towns are locked. Oh. It guys. Nice, a
Ah, è Delta 6, vedo che è. So, we completed the first driver. Probably we'll play driver 2 as well, I don't know, because I had trouble with the simulator, so. Happy that we completed this game. So yeah, I will end the stream for today. I will not do any other stream later. But thanks for watching, thanks for supporting this last mission, which took more than the entire game. And so yeah, see you next time, guys.